fermare la plastica prima che arrivi in mare, riducendo i rischi di inquinamento derivanti da una non perfetta gestione dei rifiuti e da una pratica scorretta da parte della popolazione. Questo è l'obiettivo del progetto pilota Un po' da mare, presentato al Castello Estense di Ferrara dai promotori, tra cui l'autorità di bacino distrettuale, Castalia, Corepla e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il dispositivo di raccolta, situato a Ponte Lagoscuro in provincia di Ferrara, consiste in barriere di polietilene che intercettano, selezionano e intrappolano i rifiuti galleggianti diretti verso il mare. Poi piccole barche raccolgono i materiali, di cui quelli plastici sono destinati all'impianto di Zevio in provincia di Verona, per il riciclo. Quando la plastica arriva nel mare è più difficile da raccogliere e si contamina con il cloro presente nella molecola NaCl dell'acqua salata, ed è più difficile da riciclare. Allora, quello che noi vogliamo studiare è da dove vengono questi flussi e come possono essere prima di tutto ridotti o eliminati e poi come possono essere riciclati. Io spero di raccogliere sempre meno, chiaramente, perché se si fa la raccolta differenziata la plastica non cammina, non va nei fiumi e non va nel mare. Vista l'esperienza già attivata in campagna con il fiume Sarno, ha commentato Lorenzo Barone, direttore tecnico di Castalia, nel fiume Po con questo sistema possiamo recuperare 50 tonnellate di materiali in un mese. Noi sappiamo che l'80% dei rifiuti che arrivano al mare passano al fiume, quindi per noi è fondamentale per la pianificazione futura capire di cosa si tratta in termini quantitativi per avere poi le azioni di mitigazione. Un'iniziativa intelligente, un'iniziativa a costo zero per gli enti pubblici, un'iniziativa che ha una funzione culturale ma anche una funzione economica di prevenzione e di recupero importante per noi, per il nostro modo di vedere il rapporto col fiume e soprattutto la qualità del nostro rapporto con l'ambiente.